dottor Alfredo Ratti a Orticolario in Villa Erba, grazie a Color Your Life. Cari amici delle piante, cari amici di Color Your Life, anche questo è un incontro estremamente interessante, io spero utile per voi, per arricchire il panorama delle disponibilità vegetali in questo mese. Parliamo del malus, dei malus. I malus fanno parte della categoria delle piante da fiore e da frutto, che praticamente ci riconducono al melo. Sono una vastissima gamma di piante che, come arbusti o come piante ad alto fusto oppure come grandi cespugli da insiemi vegetali, che hanno una diversificazione assolutamente molto molto ampia. Abbiamo piante di malus, chiamiamoli floribunda, che hanno fogliami rossi, fogliami verdi con degli inserti rossi, fogliami grossi o piccoli, leggermente vellutati, e soprattutto che hanno una straordinaria fioritura primaverile, anche qui con i più orientali, se vogliamo, come riferimento, che sono dei malus a fiori bianchi leggermente rosati, oppure con fiori rosso porpora, rosso vino, e anche bianchi un po' come sono i meli tradizionali da frutto. Sono piante che quindi abbiamo visto danno una prima soddisfazione all'inizio della primavera, con un contributo quindi di arricchimento di colore nei vostri spazi. In seguito, in questa stagione, vi è la seconda parte molto interessante, che è la fruttificazione. Ecco, qui anche in questo caso vi è una gamma estremamente vasta. Abbiamo delle meline verdi, rosate, oppure color arancio rossastro, oppure rosso cupo, e poi di piccolissima dimensione o di media dimensione, e naturalmente queste sono praticamente il frutto proprio fisico di una abbondante fioritura primaverile. Le immagini che vi documenteranno queste mie parole vi fanno capire l'ampiezza e la vastità dell'argomento e della disponibilità di piante. Sono facilmente coltivabili. Naturalmente, come tutte le piante da frutto, hanno l'esigenza di una potatura per impedire un troppo ricco infoltimento vegetale al centro dell'arbusto. Ricordiamoci comunque che la fioritura avviene sui rami dell'anno precedente, quindi non andiamo a eliminare tutti i rami, altrimenti non avremo nessuna fioritura e nessuna fruttificazione. È solo indispensabile un intervento di regolazione della parte vegetale, in modo da consentire anche una ricca poi fruttificazione invernale. È chiaro che naturalmente l'intensità dei frutti dipenderà un po' anche dall'inizio della stagione primaverile, quando la fioritura avviene. È indispensabile che anche in natura vi siano delle giornate positive, e che quindi il nostro melo abbia la possibilità di ibridare i suoi fiori, e quindi anche attraverso naturalmente gli insetti che vivono liberi nel nostro territorio, e che quindi abbia la possibilità
di portarci in questa stagione questa ricchezza e questa abbondanza di piccoli frutti che sono estremamente decorativi e addirittura alcuni di essi sono anche commestibili naturalmente, ma non sicuramente da gastronomi. Sono spesso è possibile asportare qualcuno dei rami della vostra pianta per utilizzarlo in composizioni floreali, soprattutto in questa stagione dove le bacche, sia di rosa, di piracanta, di nandina, che sono tutte bacche che possono darvi la possibilità di realizzare delle piccole composizioni floreali o anche grandi composizioni floreali di lunga durata. Il fatto di poter asportare, senza danneggiare le piante naturalmente, qualcuna di questi rami di queste piante e poterle utilizzare e averle in casa vi permette di goderle in un modo alternativo. Sono naturalmente, come le piante da frutto, sensibili ad alcune malattie. Naturalmente esiste sempre nel periodo vegetativo, quando le vegetazioni sono tenere, esiste la necessità di proteggerli contro gli afidi, piccoli pidocchietti, che purtroppo si insediano nelle parti terminali, le parti apicali della vegetazione e devono possibilmente essere contenuti in modo di non permettergli uno sviluppo che danneggi l'aspetto estetico della pianta. Anche alcune malattie fongine tipo l'oidio, il mal bianco, la ruggine possono essere diciamo negative per il completo e bello sviluppo della nostra pianta. Però questo è tutto sempre facilmente contenibile e debellabile con prodotti di bassissima tossicità. A presto con una nuova esperienza. Color your life.